Ciao, bentornato al programma TV di oggi con notizie come, tu sì che Vales si ritira e il sabato sera rimane vuoto. Appuntamento all'anno prossimo, chi andrà al suo posto per contrastare lo share? Il successo di Tu sì che Vales era già scritto, il noto programma della Mediaset ripreso da quel genio di Maria De Filippi, ha registrato un consenso notevole. Pare che l'ultima puntata che ha visto vincitore un bravissimo cantante, abbia sfiorato 5 milioni di ascoltatori. Lo spettacolo in prime time è stato un prodotto fortunato che ha visto al debutto anche la simpaticissima Giulia Stabile vincitrice della scorsa edizione di Amici. Il cast della nota trasmissione non cambia da qualche tempo, solo la giurata del pubblico è stata sostituita con Sabrina Ferilli. Mara Venier, dopo un passaggio importante, ha ripreso il suo posto a domenica in e per questioni di impegni e di contatto non ha più potuto presiedere. La domanda che in molti si fanno è ora chi sarà a sostituire questo programma che ha sempre sbancato l'audience? Tu sì che Vales al capolinea, il sabato sera rimane apparentemente vuoto. Chi ci sarà nel prossimo fine settimana ad allietare gli affezionati della Mediaset? Maria De Filippi continuerà con i suoi impegni da conduttrice con Amici e Uomini e Donne, è ancora presto per pensare al prime time sia del talent che di C'è posta per te. E, tempo di prepararsi per bene per il nuovo anno dove sarà la regina incontrastata del sabato sera. Maria sta preparando nuove sorprese anche perché contrastare la rete ammiraglia della Rai non è sempre facile. Quest'anno è andata bene controballando con le stelle anche se si è dovuto sudare 7 camicie contro la bravissima Milly Carlucci. Per un po' di tempo la Mediaset ha deciso di mandare in onda dei film che hanno avuto molto successo. Di solito si tratta di anteprime che hanno fatto registrare un ottimo consenso. Per il prossimo fine settimana è prevista la programmazione di un film comico intitolato Un gatto in tangenziale con Paola Cortellesi, ci divertirà per tutta la serata la commedia che prevede la presenza anche di Antonio Albanese e di sicuro solleveranno un po' di polvere contro lo show della pista di Ballando. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. My heart.